ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Prima di tutto vi chiedo come va, perché è da tantissimo che non ci vediamo. Mi sto ricollegando su YouTube dopo più di 2-3 mesi, non lo so, non ho guardato bene. Però volevo fare un video semplicemente per tenervi un po' informati sul mio da fare. Sto cercando di giocare un po' a vari titoli. Adesso mi vedete su Battlefield, perché voglio fare un video su Battlefield. In questo periodo sto giocando vari titoli che ovviamente sono in regalo. Sto installando Ghost perché ovviamente Advanced non mi piace, come sapete. Stavo giocando Wolfenstein, stavo giocando Evolve, Far Cry, vari titoli, diciamo per colmare l'assenza di un Call of Duty, perché sinceramente ragazzi quest'anno la Sledgehammer Games a me sinceramente non è piaciuta. A livello grafico dicono che sia migliorato, sì va bene, può essere anche migliorato, non me ne sono neanche reso conto, però a livello di giocabilità è veramente impossibile, o almeno io mi sono reso conto che da solo, giocando da solo, cercando lobby da solo, non riesco a trovare una connessione stabile, nel senso che io gioco e ovviamente mi arrivano tipo sparo i proiettili e non arrivano gli avversari. Loro mi sparano due colpi e muoio, io ne sparo quasi un caricatore tipo Battlefield 4 e non muoiono. Io sono rimasto stupito da questa cosa, non lo so perché, vabbè, io lascio perdere, mi sono un po' stufato infatti e quindi mi sono messo a reinstallare Ghost. E nel frattempo stavo giocando a questo Battlefield Hardline. Io sinceramente sono rimasto stupito dal lavoro che hanno fatto su questo Battlefield. Sapete che come ogni anno diciamo che la EA fa un gioco. Questo gioco può essere o Battlefield o Medal of Honor. In questo caso hanno replicato un Battlefield, hanno preso diciamo diverse cose da Battlefield 4 ma le hanno migliorate. Sinceramente trovo questo gioco molto bello nel senso che funziona bene e se vi ricordate sul 4 molti colpi sparati diciamo che non arrivavano all'avversario. In questo caso è stato migliorato tutto, forse è questione di connessione, lag eccetera. E boh, è bellino, molto carino, le mappe sono divertenti e forse la modalità più bellina è ovviamente conquista grande. Ci sono veramente mappe gigantesche che si distruggono, questa è stata sempre la caratteristica di Battlefield, molto bello da questo punto di vista. C'è conquista piccola, soldi sporchi, ci sono poche modalità, però devo dirvi la verità, sono tutte divertenti. La mia preferita ovviamente è conquista grande, il dominio di Call of Duty ragazzi. Volevo parlarvi di un'altra cosa, di Black Ops 3. Secondo me quest'anno se fanno una cosa futuristica tipo Advanced Warfare, nel senso mega assalti, schivate boss, sti cazzi e sti grammazzi, non lo so, rovineranno un altro gioco, un altro titolo della Activision. Io mi auguro ovviamente, ho visto il trailer, sicuramente avete visto anche voi, dei salti tipo Titanfall, non lo so, della manina che comanda delle mosche bianche. E secondo me potrebbe essere valido come titolo. Io Advanced Warfare l'ho giocato esclusivamente in classico, cioè senza le funzioni EXO. Divertente, ma allo stesso tempo noioso, nel senso che le mappe sono fatte per saltare e fare altre cazzate. La cosa che vi ho detto che mi ha dato più fastidio su Advanced Warfare sono questi cazzo di salti boss, laterali, eccetera, che ti scombussano, nel senso che tu spari l'avversario, fa un salto boss laterale e nel momento che devi seguirlo non riesci più a mirarlo e ti ammazza con due colpi in lui invece, stranamente. Quindi vi sto dicendo, Black Ops 3 sarà bello, sarà bello un cazzo. Vedremo quando faranno vedere la beta, ce la faranno provare. Ovviamente lo comprerò perché ci sono anche la modalità zombie, che è una delle mie preferite. Exo zombie lasciamo perdere. E niente, io direi di partire con un Battlefield Hardline. Allora, eccoci qui ragazzi. Come potete vedere, qua sono tre punti, perché ovviamente è una conquista grande, però essendo piccola la mappa, piccola per modo di dire, ci tocca conquistare solo tre punti. Allora, questo ve lo do. Ok, allora sotto ci sono nemici, sicuro. No, non da nessuno. Ma qualcuno c'è qui? No. Saliamo su. Vedo che ci la stiamo prendendo, quindi andiamo così. No, da un nemico. One. Vedete ragazzi come arrivano subito i colpi? Questa è una cosa fantastica del gioco.
forse l'hanno migliorata veramente. Bam! Fuori dai coglioni. Guarda il pezzo. Vai, zio, rianimati! Grandissimo ragazzo. Allora, qualcuno mi sta sparando, il mio compagno, perfetto. Via, 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 via. Potevo anche lasciare quel cazzo di trasmettitore, nemici. Vaffanculo. Perfetto, grandissimo, zio. Dio, dio, dio. Merda. Vai, 3-0. Qua è già difficile fare punteggi come 30-0, 32, 35. Purtroppo è diverso. Però è molto più realistico da un certo punto di vista ed è molto più divertente, a mio parere. Allora, via, sono già stati conquistati. Allora, sto uscendo alla cazzo di cane. Via, 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 via. Ok. Ovviamente, ragazzi, non mi poteva mancare l'arma dorata, perché è un, no, è una cosa giustissima del core. Allora, non ha dato nessuno. Muoviamoci in largo, andiamo verso C. C'è uno su. Su, su, su. No, l'hanno già ucciso. Poi passiamo dalle scale, dal rampe di scale, e poi ci muoviamo verso C, ragazzi. Sicuramente i nemici sono lì. Allora, bisogna passare qui veloci. Ok, grandissimo zio. Io vado qui sotto. Vai, 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 vai. Segui, 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 segui. Dio, cazzo, pensavo fosse un nemico. No! Ma vaffan... Con questa Bold Eagle, cazzo. Con la pistolina di Minchius. Ah, è anche sopravvissuto, vabbè. Beh, bello giocare lì fermo. Poi ovviamente lasciamo perdere che ci sono certe merdone. Si mettono a giocare negli angolini. C'è un'altra mappa che è veramente sconcertante. Oh, tranquillo. Cos'è, cos'è? Ah, un mio compagno. Allora, andiamo sempre da qui. Su, su. Dio, dio, un altro! Ma merda, sto morendo 50.000 volte, che palle! Ma... grazie al cazzo che giochi così. Allora, ci hanno preso B. Ci stanno prendendo anche la scala, che palle! Dai! Allora, sicuramente sono all'altro piano. Devo salire un po' di... Devo salire un po' di piano. Ma perché? Ma Dio, ma mi stanno beccando sempre! Su! Questo cazzo di intermezzo. Cioè ogni due secondi c'è un intermezzo. Tutti e tre i punti ci hanno preso, vabbè. Allora, speriamo questo stronzo. Vamos. Allora, no, passiamo da qui esterni. Ci muoviamo larghi. Allora, sembra... Ci è protetto. Non mi segnalano nessuno. Io mando una bomba, un incendiario. E ci muoviamo qui dentro. Perfetto, via. Cominciamo a conquistare. Puntiamo lì perché sicuramente spuntano lì. Su c'è un cecchino che è il nostro compagno. Vedo che ancora non mi stanno rompendo i coglioni. Mi abbasso. Oh, cos'è quello stronzo? E muori, pezzo di merda, va? C'è anche il hacker nostro, vai. Su, su, su. Vai così, via. Andiamo su B, verso B dentro il cavo. Via, 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 via. Dai, 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 su. Camminiamo. Andiamo, ragazzi, dai. E muoviti. Via, giù. Via, 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 via. Grande. Ah, ci allarghiamo, adesso passiamo attraverso, attraverso questo palazzo. Sti cazzi! No! Merda! Questo cazzo di stakeout. Porca la merda. 7-4, ragazzi, che cagata di partita. Ovviamente per tornare online devo fare una cagata di partita. Allora, usiamo sto coglione. Dai, ammazzali! Dio, 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 dio! Amori, grande! Ma grande zio! Che cazzo! Ma porca puttana, che assassino, zio Kur! Pezzo di merda!
Via, 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 via. Via, 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 cazzo! No! Ma porca puttana! Ma dove cazzo è uscito sto coglione? Vabbè. Questo qua mi sta perseguitando con questo fucile a pompa, oh. Mi ha rotto le palle. Allora, siamo ancora... Minchia, stiamo perdendo. Che palle. Allora, spariamo dal punto base. Ci muoviamo verso B e lo riconquistiamo. Ovviamente il tipo con il fucile a pompa sta facendo una strage. Ma dai, ma perché stanno invadendo lo spawn? Lo spawn, come cazzo si chiama? Porca merda. Dai, ma questo continua ad andare dove lo trucidano, cazzo. Io devo sparare con un coglione lì. Vai granato, va. Via, 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 via. Leo, rianimati, vai. Via da qui, bisogna allargarsi. Vabbè, ci muoviamo più larghi ancora e ci mettiamo da qui, attacchiamo da qui. Sicuramente non ci beccano. Mo ci beccano e ci sfodano il culo. Ce n'è uno alla zona di carico. Zio, ti do una mano io! Vai, grande! Mamma mia, testa di cazzo! Via, 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 subì, subì, subì! Non ti subì, nascondiamoci, grande! Ci mettiamo qui un attimo, ok, conquistato qui. Ma cazzo, le stragi, ragazzi. Oh, tranquilli. Oddio! Ma cazzo mi hanno sparato? Ah, da dietro. 16-7. Si può sempre migliorare, oh cazzo, ragazzi, dai. Stiamo facendo una buona partita almeno. Allora, andiamo verso... verso A. Diamo una mano qui. Dio! Dio! Gesù Cristo! Via! Salterino, tipo, corre. Allora, scendiamo qui dalle scale e vediamo se... Sì, cazzo! Minchia, quasi mi ha... dai, cioè, siamo 50.000! Che cazzo! 50.000 stronzi! Minchia, mi lancio un incendiere e vi brucio il culo a tutti! Ah, rimani vivo, zio, rimani vivo! Non uscire! Ti seccano! Via, 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 via! Levati dai! Cazzo, porca merda! Muori, coglio! Giù, giù! Chiamiamo le pompe funebri! Addirittura! Vabbè, cazzo! Cazzo mi ha sparato, porca puttana! C'è un compagno e mi sparo! Oh. Ma che cazzo! Coglione! Sono sempre a fianco, ragazzi. Non fa, non fa. Sempre a fianco. Ah, finalmente sei morto. Testa di cazzo. No, dai, fatemi spawnare vicino a B. Abbiamo capito che è imprendibile. Ma mando prima a te, così muori, vai. Dai, vai, cazzo. Sei proprio un merda, Zesi. Ma c'è cosa? Gente che muore. Tutti morendo. Via, 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 via. C'è nessuno, sembrerebbe. Andiamo a prenderci il bio. Via, via, via. Io chiuderei il campo, ma... granata in arrivo. Mi hai fatto cagare, zio. Dio, perché mi toglie l'arma? Cioè, mi ha rotto il caso di togliermi l'arma, sto gioco di merda. Oh, ma mi carichi questa Cristo di arma, Dio santo! Cioè, allucinante questa... Ah, uè, zio. E muori, pezzo di merda!
coglioni, ti ho ucciso anch'io. Mamma mia, zio Curre sta andando nella top 5 della squadra. Nessuno mi rianima mai, cazzo. Siete veramente delle merdacce. Un aiuto serio? Mai. No, fate fa cagare sto team. Ragazzi, scusatemi un attimo. Ma cambia anche team, visto che ci sono. Porca la merda, oh. Dai, dai. Ma muori, coglione. Vai, grande zio. I nostri stanno crepando. Abbiamo appena perso un territorio. Via, 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 via. No, volare sul C non ci penso proprio. Lì non vedo nemmeno. Oh, tranquilli, ragazzi. Tranquilli. Oddio. Granata incendiaria. Etto, coglione. E che cazzo. Ero mezzo morto, ma almeno ti ho shoddato in testa. Te l'ho bucata quella testolina di merda. Oh, ma ce la facciamo a... Cioè, ci stanno sfondando, ragazzi. Ci stanno sfondando il culo. Anche questo team fa cagare. Andiamo su... Ah, bravo, va. Ah, bravo. Andiamo su qui. Vai su Alfa. Alfa non me lo dà. No, ok. Andiamo con questo coglione. Aie, aie. Aie, aie, andiamo su C. Aie, aie, dai. E Masiviga spattata, sa. E questo coglione non si... Cioè, il mio compagno non si è accorto di un cazzo. Cioè, gli muoio alle spalle. Non succede niente, vabbè, ragazzi. Non succede niente. Bella squadra. A questo punto, vabbè. Quindi giocare stiamo perdendo, ormai abbiamo perso. Grande palletta di zio Kur. Bellissima, guarda. Fantastico. Ecco, cazzo, non muore! Si blocca, Dio santo! 24-13, ragazzi. Ero un po' arrugginito, non ci giocavo da 2-3 giorni a Battlefield. Però alla fine, dai. Come palletta piuttosto è andata bene, eh. Sono morto anche abbastanza poche volte. Ovviamente se voi guardate le mie clip registrate su coso, su Xbox One, vedrete che alcune partite le faccio veramente serie, come l'ultima, mi sa che ho fatto 50-18, non mi ricordo. Questa volta è andata un po' male, diciamo ho fatto solo 24 kill, però per farvi vedere che questo Battlefield ha delle potenzialità, io vi consiglierei di prenderlo, ovviamente se lo trovate a un buon prezzo. Ho visto anche una buona offerta di Euronix. Sì, Euronix, se non ricordo male, che lo vende a 34 euro. Quindi anche quello è un affare. Se lo volete provare, ve lo consiglio. È un ottimo gioco. Per quest'anno, veramente, cioè, Call of Duty Advanced Warfare ha un degno avversario. Anzi, quest'anno per me ha superato Advanced Warfare. Essendo quel gioco, cioè, questo nuovo Call of Duty, veramente una cagata pazzesca. Che a me non è piaciuto per niente. Quindi ragazzi, mi scuso ancora per la solita assenza di questi 2-3 mesi che non ci sono stato su YouTube. Purtroppo, ve l'ho detto, tramite, cioè, causa lavoro, causa impegni vari, eccetera, non ho avuto tempo. Sapete che per fare un video non ci vogliono 20 minuti, 30 minuti, ma bisogna registrare, montare, tagliare, eccetera, un casino, è veramente un casino. Quindi vi chiedo scusa ancora, mi auguro che per l'estate, quando andrò in ferie o quant'altro, riuscirò a farvi qualche video, magari per quelle settimane che magari avrò ferie, farò qualche video per voi. Giustamente ho visto che molti mi hanno cercato su Facebook, tramite la pagina, su YouTube e su Xbox, vari messaggi, eccetera. Mi sono un po' dispiaciuto per questo abbandono improvviso, però... Non ho avuto tempo e questo mi dispiace. Però spero di tornare il prima possibile attivo, proprio attivo come al solito, con almeno 3 video alla settimana su YouTube. Comunque sia, vedo che state crescendo e sono contento, perché vuol dire che i miei video vi piacciono, nonostante non ne facessi da 2-3 mesi. I video che ho fatto sono sempre stati apprezzati. E niente. Quindi ragazzi, da Curre 90 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mi piace e mettere mi piace. Che cazzo mi piace? E mettere mi piace al video se lo avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, che mi auguro sia entro questo mese. E bella raga.